Finita nel 2014, non potevamo non andare in casa di Vivo, queste cantine Veneto orientale, una stretta di mano con il direttore Passador, leggiamo lì 2120 produttori, 9 cantine, un unico grande polo enologico. Che saluta questo Vinitaly di come? Salutiamo con la grande preferenza verso le nostre produzioni da parte dei consumatori che manifestano interesse e curiosità soprattutto verso i vitigni principali della nostra produzione, vale a dire il Prosecco DOC e il Pinot Grigio DOC Venezia. Due gran menzioni per la linea Canal Grando. Sì, è la nostra linea principale, la linea che presentiamo agli operatori stranieri e che sta riscuotendo grande successo soprattutto nei mercati statunitensi, inglese e tedesco. Azienda Bosco Viticoltori, grande convegno al Vinitaly, ospite Farinetti di Italy. Sì, un interesse enorme per capire i movimenti, i processi che legano le preferenze, che legano le occasioni di consumo, che legano i giovani al consumo del vino. Avete fatto anche una mappatura, no, del consumatore, diciamo, dal meno evoluto al più evoluto. Cosa emerge? Sì, soprattutto emerge l'interesse e la curiosità del consumo del vino, l'interesse del consumo di vino anche non concepito come consumo tradizionale, ma bensì nelle occasioni fuori pasto, nelle aggregazioni, nelle conversazioni post lavoro, nei modi e momenti di socialità totale. Grazie Passador per questa testimonianza, grazie ancora a Vivo e a Bosco Viticoltori. Ci fermiamo qui e andiamo a esplorare un'altra occasione di conoscenza.